Ogni anno migliaia di opere d'arte rubate vengono recuperate grazie a operazioni svolte in Italia e all'estero dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Beni del valore di milioni di euro che grazie all'arma potranno essere nuovamente ammirati dal pubblico in un'esposizione che dal 14 luglio si svolgerà alla Galleria Nazionale d'Arte Antica a Palazzo Barberini. Tra le opere, capolavori di Van Gogh, Cézanne, Modigliani, Gauguin, Guido Reni, nonché la lettera con cui Cristoforo Colombo annunciava la scoperta del nuovo mondo. L'evento, realizzato con il Ministero dei Beni Culturali e l'Università Roma 3, sarà visitabile gratuitamente fino al prossimo 30 ottobre.